Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, c'è stata un'intervista che ha rilasciato il grande Lucianone Moggi, il nostro grande ex dirigente, che penso, almeno opinione mia, essere forse uno dei migliori dirigenti che la Juventus abbia mai avuto, senza andare chissà quanti anni fa, insomma, e comunque sia uno che sa come muoversi, sa come fare il dirigente, sa gestire una squadra, sa costruire anche una squadra, l'ha dimostrato ampiamente in quei famosissimi anni in cui abbiamo veramente dominato. Detto questo, lui ha rilasciato un'intervista al Radio Bianconero di Paolino e ha detto diverse cose in merito a quello che è la Juventus attuale, facendo appunto alcuni paragoni e cercando appunto di trovare una sponda di quello che era la sua Juventus di tanti anni fa. Ha parlato ovviamente anche di quello che è il mercato secondo lui, di quelle che potrebbero essere le aspettative di questa nostra Juventus. Vi lascio a quello che appunto è stata la sua intervista. Direttore, giudizio sulla Juve dopo 3 mesi, quelli che sono. Allora, sulla Juve il giudizio è semplice, io l'ho detto tante volte e lo ripeto ancora. È una squadra in evoluzione, è una squadra creata per proliferare nel futuro, perché praticamente ci sono tanti giovani, mancano dei leader che guidino questi giovani e soprattutto non mi va di dire che è competitiva, sapete perché? Perché voi giornalisti, quando si dice che una squadra è competitiva, la prima partita che sbaglia è un dramma, se no la Juventus non deve essere un dramma se sbaglia una partita. Se poi ne pareggia 6, perché ci sono dei giocatori che devono praticamente essere diciamo messi insieme e soprattutto poi ci sono anche degli infortunati importanti, perché il Fiorentino praticamente che ancora non si vede, Koopmeiners che è sostanzialmente rientrato da poco con risultati relativi, quindi è una squadra che deve essere aspettata. Ci vuole pazienza, l'allenatore è uno nuovo che ha fatto bene a Bologna. L'importante è che non ci sia la tradizione. Non ci sia la tradizione che prende un allenatore a Bologna e poi fa fiasco qui a Torino. Ci vuoi riportare a tanti anni fa? Mi dicono che sono due situazioni diverse. Tu le metteresti in parallelo? Quali sono i rischi? No, io non metto in parallelo niente, anche perché praticamente qui la Juventus ha speso, ha comprato dei giocatori direi interessanti e quindi mettere in parallelo questo con quello è una cosa controproducente secondo me per mille motivi. Io direi, e mi riporto sempre sul discorso dell'evoluzione, che è una squadra giovane che deve essere completata. Perché in un anno non si fa certamente una squadra competitiva, deve essere completata e per completarla praticamente ci vuole qualche anziano che porti per mano i ragazzi. Voi ricordate che quando c'eravamo noi alla guida della Juventus avevamo giovani e anziani, ma gli anziani erano direi, quelli che dirigevano le proprie nazionali all'estero. Noi avevamo praticamente Deschamps con la nazionale francese, Trezeguet con la nazionale francese, Zidane con la nazionale francese, avevamo Emerson con la nazionale brasiliana, quindi tutta gente che poteva portare a spasso i giovani, tant'è che questi giovani sono cresciuti bene e sono diventati dei grandi allenatori. Questo è vero. E quando si parla praticamente di Zidane, quando si parla di Antonio Conte, quando si parla di Gian Piero Gasperini, adesso il nuovo Raffaele Paladino, si parla di giocatori, di gente che ha giocato nella Juventus e che nella Juventus si è fatta le ossa come testa per giocare e praticamente come qualità di giocate. Quindi parlare di una Juventus adesso competitiva non mi va. Magari farà. Dove può arrivare però questa Juventus? Siamo, non dico già a metà, manca ancora tanto, però 6 squadre in 2 punti c'è anche la Juventus con tutti i problemi e i cambiamenti, le rivoluzioni. È fuori dubbio su questo. Io penso che abbiamo visto domenica quali saranno le squadre che si contenderanno il titolo, cioè Napoli e l'Inter.
Io credo che la Juventus possa rientrare nel novero delle migliori e anche attingere al quarto posto, che praticamente potrebbe essere la qualificazione in Champions. E questa è una cosa che è importantissima in un bilancio come quello della Juve. Direttore, intanto Paolo, se hai delle domande, naturalmente sì, non farle. No, io chiedo al direttore Cianovoggi. Ah, però non ti sente, no, perché non stai, la dico aspetta, a te, si mette le cuffie, la dico a te, l'ha fatto con Mike Buongiorno, non lo fa con noi. Eccolo, ti eccolo senti. Qua. Oh, buongiorno Luciano. Allora, io ti chiedo questo. Oh. Qual è la cosa che più ti ha convinto di questo primo periodo della Juve e qual è invece la cosa che secondo te bisogna assolutamente cambiare per crescere? Cambiare per crescere significa prendere dei leader, almeno un paio, che praticamente possono prendere per mano questi ragazzini, che sono tutti piedi buoni, quindi e portarli a certi livelli, come facevamo noi nella Juventus nostra. E adesso, ho detto prima, lo ripeto, poi vi racconto anche una barzelletta comunque. Oggi è la barzelletta nuova, preparatevi per chiudere. Voglio dire che quando tu fai una squadra e la cambi in maniera radicale, come è stata fatta nella Juventus di adesso, non puoi pensare di fare una squadra completa nell'organico. Hai sicuramente una squadra che potrebbe essere sicuramente buona, e la Juventus lo sta dimostrando, perché sta nel novero delle squadre che stanno dietro appena alla capolista. Quindi voglio dire, sicuramente c'è qualcosa di buono, però portarla a fare la competizione per il titolo, praticamente, secondo me è presto, e soprattutto è un'arma questa qui da non sottovalutare, perché c'è gente, i media per esempio, dicono che la Juventus è competitiva, poi appena sbaglia una partita praticamente apri di cielo, e io invece non voglio che questo sia successo. È meglio dire aspettare l'evoluzione della squadra anziché dire sì, vinceremo. Questo è un problema che potrebbe avvenire nel futuro e avverrà nel futuro, perché le scelte di Cristiano Giuntoli credo siano tutte buone. Direttore, inevitabilmente bisogna parlare di mercato, c'è la necessità in difesa, come bisognerebbe comportarsi in questi casi? Tenendo l'occhio al bilancio, sapendo che ci sono stati due infortuni pesanti che ci priveranno di due giocatori che erano nell'asset. Qui però bisogna fare un discorso un po' particolare di squadra, perché praticamente è stata posta in essere una squadra con un colpitore di testa importante, che è proprio Vlahovic, che però di testa è bravo, di piede un po' meno, anche perché non va a cercarsi mai il pallone, lo aspetta tra piedi, è sempre marcato, quindi bisogna insegnargli qualcosa, ma questo è compito dell'allenatore, no? Però nel frattempo, essendo un buon colpitore di testa, gli sono state fatte due fasce, quella destra con il giocatore che viene dalla Fiorentina e con Cambiaso, che praticamente manda palloni al centro e sicuramente è una certezza, quella sinistra un po' meno. Anche perché in quella sinistra ci sta Yıldız, che dà una sensazione e in partita poi ne dà un'altra, specialmente all'allenatore. Yıldız, secondo me, non può essere un giocatore esterno, anche perché gli esterni sono tutti veloci, rapidi, eccetera. Lui invece deve scattare uno o due avversari, far perdere tempo nell'azione, praticamente il centravanti non avrà mai palloni di testa o raramente palloni di testa. Questo è quello che praticamente bisogna cambiare, e io ho capito che l'allenatore praticamente ha fatto degli esperimenti dove considera Yıldız un trequartista, lo mette praticamente in area di rigore, perché con il suo scatto, col suo dribbling, che diciamo porta superiorità numerica e può anche segnare dei gol e può far fare anche dei rigori. Però questo stato di cose confligge con Vlahovic, perché Vlahovic raramente avrà collaborazione da Yıldız, che è un giocatore portato a fare gioco, a saltare l'avversario e a tirare in porta. Purtroppo però Yıldız di gol ne fa pochi, quindi bisogna che
Thiago Motta si attrezzi in maniera tale da trovare un coefficiente abbastanza positivo su questo. Potrebbe essere il ritorno in piena forma di Koopmeiners a cambiare un po' l'assetto offensivo grazie alle sue caratteristiche. Quali sarebbero le caratteristiche? Quello che gioca più vicino alla porta, quello che gioca più vicino a Vlahovic, quello che dà la possibilità a Vlahovic di stare più rivolto verso la porta e senza dare riferimenti. Allora, Koopmeiners sicuramente è un giocatore importante, ma deve girare tutto il campo per trovare la posizione sua, non stare appresso praticamamente sotto. Vero, vero, quello che un po' sta facendo è che faceva l'Atalanta, mi sembra, direttore. No, come giocava nell'Atalanta, allora lui può trovare la posizione poi per tirare in porta e per fare anche dei bei gol, su questo non c'è dubbio, ma se si vincola un ruolo no, si fa spegnere il giocatore. D'accordo. Tant'è che voi avete visto, a parte che è al rientro, ma non è che ha fatto cose eccellenti dopo il rientro, dopo due o tre partite, quindi lì bisogna che ci sia la mano dell'allenatore a portare a spegnere il telefono. A spegnere il telefono. Allora, mentre risponde al telefono, e oggi ne ha solo due, è arrivata un'altra barzelletta nuova? No, c'è quella di... C'è quella. Allora, fra un po' Sinner arriva per pranzare, direttore. Noi facciamo ancora una domanda. Che cosa faresti con Douglas Luiz? Che impressione ti ha dato questo giocatore? Cosa ti sembra? L'avresti comprato tu? È l'altra domanda? Ha già risposto. Andiamo avanti, rispondi alla domanda di Paolo. Perché io devo dirti che se mi dici com'è questo giocatore, ti dico che in Italia poteva anche non venire. Se mi dici come ha giocato praticamente in Premier, ti dico che ha fatto anche belle partite. Quindi la scelta sarebbe ricaduta sul sì o sul no? La scelta sarebbe ricaduta sulle caratteristiche che praticamente deve avere una squadra. Cioè, si sceglie un giocatore per legarlo con gli altri giocatori. Probabilmente questo non riesce ancora ad essere l'interprete di un ruolo per legare un giocatore all'altro. Il mercato, cosa si deve fare? Cosa faremo? Cosa si potrà fare? E questo ci sta. È più importante l'esigenza a questo punto in difesa piuttosto che in avanti. Io dico che Milik, da gennaio in poi, sperando di riaverlo a posto, un'alternativa c'è per arrivare fino a giugno, poi a giugno si prenderanno altre strade magari. Ovviamente la Juventus praticamente soffre questi infortuni, anche perché se avesse saputo evidentemente che Milik non recuperava subito, probabilmente Ken se ne stava a Torino, quindi lo rimpiangi Ken? Ma sai, io faccio un discorso, come ho detto prima, che la maglia del Bologna pesa molto meno di quella della Juventus, lo dico per il fatto di Ken va via da Torino dove era sotto pressione e va a Firenze dove praticamente tutto quello che fa di meglio è tutto ritrovato. E praticamente devo dire che Palladino, e qui entra in ballo l'allenatore, Palladino è veramente un allenatore in progresso e in prospettiva, molto più di altri, ha individuato come utilizzare Kin, ma soprattutto come motivarlo, perché l'allenatore, oltre che essere allenatore, deve essere anche un motivatore, e evidentemente Palladino... Direttore, non credi però che alla Fiorentina sia la dimensione... rispetto della Fiorentina giusta per un Ken, più facile anche per motivarlo alla Juventus? Domanda che presuppone la risposta. La Fiorentina come sta in classifica? È lì davanti, è lì è dietro ma di un punto. Quindi allora evidentemente il campo di Firenze è pretenzioso come quello di Torino. Però la classifica si guarda alla fine, mi ha sempre insegnato, perché anche il Torino era primo dopo 5 giornate. Questo è anche vero, su questo non ci si stupra, ma da quando Palladino è allenatore della Fiorentina credo dei progressi importanti siano stati fatti. Non mi hai fatto i nomi del mercato? Del mercato che ti devo fare? Chi ti piace come difensore? Andiamo a Bologna perché conosce già magari qualcosa l'allenatore, andiamo su Dragusin che già conosce la Juve. Forse era meglio se stavo qua, attenzione Dragusin. Ti piace? Ti piaceva? Il giovane che praticamente è andato via... diciamo senza tener conto dei progressi che può fare un giovane, Dragusin aveva tutte le qualità per arrivare. Adesso
andiamo a ricercare un giocatore che era nostro. Anche per Luciano Moggi mi dice la storia che ha sbagliato qualcosa. Poco. Ha sbagliato poco. Andiamo. Grandissimo Luciano Moggi, io lo saluto e lo ringrazio per quello che ha rappresentato per la nostra Juventus. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi contenuti, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live, e mi raccomando, like se avrete apprezzato il video, perché quello è decisamente importante. Penso di aver detto tutto, grazie e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto. Forza Juve, e tu culo all'Inter.